Fest 2017, siamo allo stand della Caffè Molinari S.P.A. e ci troviamo in compagnia di Francesco Converso, il responsabile Oreca, che intanto salutiamo. Buongiorno Francesco. Buongiorno Fabio e buongiorno a tutti voi. Al quale desidero intanto chiedere perché siete qui, ma prima ancora ci fai una piccola storia di Caffè Molinari? Allora, l'azienda è una delle forse torrefazioni più vecchie che c'è in Italia, perché è una torrefazione che è nata nel 1804 dalla famiglia Molinari. Questa attuale è la quinta generazione della famiglia Molinari. E siamo presenti in tutto il mercato mondiale, sia in Italia che all'estero, in 67 paesi nel mondo. E la politica dell'azienda, la filosofia dell'azienda è sempre stata quella di promuovere un prodotto di qualità con una clientela, diciamo, scelta e che capisca che cos'è la qualità di un prodotto, che possa dare un valore aggiunto in più al proprio locale e alla propria clientela. Come avrete potuto vedere, noi ci troviamo con un po' spostati rispetto al Banco Bar, perché lo stand è un po', come pochi devo dire, molto molto affollato. Sei generazioni, Francesco, sono davvero tante. Avere continuità e procedere con uno sviluppo e una crescita costante fino ad arrivare a essere presenti in 67 paesi del mondo è certamente una gran bella soddisfazione per l'azienda e per l'ingegner Giuseppe Molinari, ma è anche una fortissima responsabilità per il mantenimento della leadership in tanti paesi del mondo. Giusto, e questo, come dicevo prima, è grazie comunque a una continuità in quello che è la ricerca, lo sviluppo e nel cercare comunque di fare novità, trovare anche le soluzioni nuove che il mercato richiede o che il mercato ha bisogno di poter avere per crescere. Ed è per questo che abbiamo presentato poi 2 anni fa il sistema Xeletto, che è un sistema che è stato guardato e studiato e visto che, insomma, la clientela, il mercato chiedeva un cambiamento nel mondo della caffetteria che, come abbiamo visto tanti altri articoli, si sono ampliati in tanti gusti, e il caffè in realtà era sempre rimasto il solito prodotto caffè Deca, quindi anche lì si voleva aggiungere dei sapori diversi, degli aromi diversi per poter, ripeto, crescere e dare sempre un valore aggiunto in più e un qualche cosa in più da offrire alla propria clientela. Per chi è dall'altra parte e desidera avere maggiori informazioni sul progetto Xeletto, a quale indirizzo di posta elettronica possono scrivere? Allora, il sito, uno può collegarsi direttamente al sito di www.caffemolinari.com. Direttamente dal sito c'è la possibilità di poter entrare anche in Xeletto, oppure con www.xeletto.com arriva direttamente alla pagina di Xeletto, che comunque è sempre Caffè Molinari. Grazie Francesco, sei stato, come hai potuto vedere, estremamente preciso e coinciso. Tu avevi un attimo di timore nell'andare ad affrontare la telecamera, ma come ti sarei accorto è come un pizzicotto, toc ed è già passato. Grazie a tutti voi e buona giornata e buona continuazione. Io mi fermo giusto un minuto qui per assaggiare uno dei loro squisitissimi prodotti e proseguo per presentare altre novità qui a Host 2017 con microfono e telecamera. Non andate via.